Dea Fertilia è il nome di una brocca in ceramica disegnata da Giulio Iacchetti e dal sassarese Genesio Pistidda, prodotta in Sardegna presso il laboratorio artigianale Terra e Luna di Salvatore Lovico di Nuoro. La presentazione ufficiale si svolgerà presso lo spazio a mare di Fertilia, in via Pola, dalle 19 dell'8 marzo 2022. Saranno presenti gli autori del manufatto. La brocca Dea Fertilia ambisce a diventare il souvenir di Fertilia, la borgata alle porte di Alghero sorta per volontà del regime a seguito della bonifica della Nurra. Quinta fra le città di fondazione del periodo fascista, Fertilia è una città nuova, fondata sull'acqua, fonte di vita, di crescita, di prosperità, di fertilità, appunto. Dicono gli autori della Dea Fertilia, abbiamo pensato a una sorta di mitologia inventata, una dea benigna che evoca simboli grafici architettonici di Fertilia. Il mantello che la avvolge riporta alla base una plissettatura che ricorda la cadenza regolare dei portici di Via Pola, la via principale di Fertilia. I tratti del volto sono un riferimento e un omaggio allo stile di Eugenio Tavolara. Le scritte riportate sulla base della brocca utilizzano un carattere grafico derivato dalla scritta che campeggia sulla scuola elementare di Fertilia.